Molta audience. Cristo all'ONU di VB. Manifestata la prima visita all'ONU, il Cristo fu invitato da una radio locale a partecipare a un dibattito sulle religioni. La trasmittente si chiamava In Progress e raccoglieva molta audience nella città di New York e dintorni. Appena furono in onda, un conduttore con la barba e i capelli lunghi fece a Cristo questa domanda. Secondo te, che cosa bisogna intendere per la Maria di cui parla la Chiesa Cattolica? La Chiesa non parla di Maria per quello che è, rispose il Cristo. Maria rappresenta la Chiesa occulta e per Chiesa intendo l'intimo potere che a ogni uomo è dato dall'evoluzione. Maria è la madre che è in tutti noi. L'evoluzione che noi acquisiremo, questa è la vera Maria. Ed essa non è stata mia madre, né quella dell'uomo Gesù. Io mi servivo del corpo dell'uomo chiamato Gesù ogni volta che dovevo adempiere la mia missione. Io, come Cristo, non sono mai nato e non sono mai morto, perché ho abbandonato il ciclo delle vite umane. Per me è nato e morto l'uomo Gesù, che mi ospitava nel suo corpo fisico ogni volta che parlavo alle genti e, attraverso di lui, operavo quelli che voi chiamate miracoli. C'è una telefonata, interruppero dalla regia. Parli pure, disse il conduttore rivolto all'ascoltatore che era al telefono. Veramente mi ero prenotato per un'altra domanda, disse l'ascoltatore con voce eccitata. Ma adesso ne approfitto e le faccio questa. Se il Cristo non è morto, che fine ha fatto Gesù? Chi fu l'uomo Gesù e mi prestò il suo corpo, come adesso fa l'uomo attraverso cui ti rispondo, morì sulla croce. Poi si incarnò altre tre volte, l'ultima delle quali è stata in India, col nome di Kuttumi. E che fine ha fatto questo? Chiese l'ascoltatore. Kuttumi, che come ho detto è stato anche Gesù, non ha avuto più bisogno di incarnarsi e adesso prosegue la sua evoluzione in un piano di esistenza per voi inimmaginabile. C'è un'altra telefonata, avvisò il conduttore, soddisfatto per l'audience vantaggiosa.